Ciao a tutti ragazzi, sono Zeta Williams, oggi parlerò del nuovo evento della settimana di tutte le novità, tra cui uno in particolare che non a tutti farà piacere, diciamo che a una parte dei giocatori potrebbe far piacere, ad un'altra parte dei giocatori no. Prima di cominciare vi ricordo che questa si presume che sia l'ultima settimana dove potremo vendere quanti veicoli vogliamo senza avere il valore delle vendite delle nostre auto personali ridotte dalla seconda auto venduta in poi. Se non avete idea di che cosa stia parlando in questo momento e soprattutto fate glitch di duplicazione auto, a Avete tante deluxe oppure avete tante auto che non usate più, vi suggerisco vivamente di guardare il video descrizione prima che sia troppo tardi. Lo dico veramente, ragazzi, perché questa realmente potrebbe essere l'ultima settimana in cui potete vendere tutte le auto personali che volete. Non è ufficiale, però è una cosa che. Io immagino perché ho notato che eh, diciamo i grandi cambiamenti in cui ad esempio viene ridotto il guadagno di qualcosa di grosso oppure vengono aggiunti modi per contrastare chi fa glitch di soldi escono con il nuovo mese di GTA Plus e il nuovo mese di GTA Plus uscirà tra una settimana giovedì 11 gennaio. Quindi questa potrebbe essere l'ultima settimana dove possiamo vendere le nostre auto personali che vogliamo. Ve lo ricordo nuovamente video qua sotto nella descrizione. Questa cosa pare che però non sia accaduta con le missioni omicidio in linea, le missioni a telefono dell'agenzia di Franklin, dove sì è stato ridotto il tempo di attesa di queste missioni da 48 a 10 minuti, però è stato ridotto anche il guadagno, dove se prima potevamo guadagnare un totale di 85.000 dollari per missione, anche con, o meglio, grazie anche al bonus, adesso a stento, bonus incluso, ne possiamo fare 45. Secondo Tetsfans 2 è un bene, dato che con il tempo di attesa ridotto si possono fare più soldi. Però io sinceramente non sono del tutto d'accordo. Visto che comunque, se prima con una sola missione in 5 minuti si guadagnavano 85.000 dollari, adesso per guadagnarne 90.000 bisogna farne due. Questo potrebbe interferire con la routine dei giocatori che accumulano denaro con altre cose, come il Caio Perico, il caso Bogdan, i vari business tipo. Bunker, laboratorio di acidi e a mio parere avere un guadagno ridotto con un'attività che diciamo si faceva nel mezzo di tutti questi modi di guadagnare non è granché piacevole. È vero che in un'ora si fanno più soldi. Ma se, insomma, un giocatore che ha comunque anche degli amici con cui fare i colpi O comunque un giocatore che ha tanti business Non credo proprio che mh, la soluzione di giocarsi tutta l'ora degli omicidi in linea sia la migliore E credo che mh, chi voglia giocare per un'ora o per più di un'ora, insomma, GTA Online Voglia anche guadagnare giocando ad altro Anziché facendo continuamente solo gli omicidi in linea Certo è che comunque non è comunque un nerf così orribile così orrendo da poter insultare Rockstar Games devo dire che comunque è una bella cosa che abbiano perlomeno ridotto il tempo di attesa quindi diciamo che hanno buffato una cosa e hanno nerfato un'altra se prendono scelte simili per il gioco si possono anche sorvolare, ok? Anche perché comunque diciamo che chi gioca da solo e non ha voglia, ad esempio, di stare lì a fare le preparazioni del Caioperico, non ha molti business e cose simili, può essere un nuovo, diciamo, piccolo metodo di guadagno per farsi qualche gruzzoletto in più. In un'ora. Quindi un brutto nerf, però non così orrendo. Cioè vi dico la verità. Anzi apprezzo che comunque, nonostante abbiano deciso di nerfare il guadagno degli omicidi in linea, hanno comunque ridotto il tempo di attesa. E quindi si può anche sorvolare. Ecco, si può anche sorvolare. Poi ripeto, questa scelta non mi piace, ma non così tanto da doverli andare completamente contro. Perché comunque bisogna anche essere oggettivi sul fatto che una scelta buona l'hanno comunque fatta fatemi sapere la vostra tra i commenti e parliamo delle novità della settimana questa settimana per chi è su ps5 xbox series però solamente per queste due console no non c'è neanche su pc adesso è disponibile l'attività giornaliera dell'ufficio turistico un'attività giornaliera in cui dovrete scattare delle foto di tre animali richiesti da gioco per guadagnare 100.000 dollari il suv dei park ranger che potete fare anche diventare un suv dell'fbi e il completo da zoofilo ispirato al film di Ace Ventura. Guida completa e dettagliata in cui spiego anche come effettivamente si trovano questi animali nel modo più semplice possibile, qua sotto nella descrizione. Riguardo il resto delle novità, chiaramente, purtroppo o per fortuna, insomma, dipende un po' da voi. La neve. È stata rimossa, come anche tutti gli eventi di Natale sono stati rimossi dal gioco. Questa settimana, per una settimana, abbiamo le piante piote che ci permetteranno di diventare animali nell'online. Mappa di queste piante qua sotto nella descrizione e sì, ci potete fare anche il glitch degli RP. Riguardo i bonus guadagno abbiamo doppio guadagno di soldi di RP su tutte le gare di AO, su tutte le gare stunt, sulla prova a tempo normale e sulla prova a tempo in bici della Junk Energy che potete fare quotidianamente, che quindi potete guadagnare 100.000 dollari anziché 50.000 completando appunto questa Prova in bici Infine abbiamo doppio guadagno di dollari ed rp Sulla modalità competizione piede in fallo L'auto del casino è la Hotring Sabre Il premio dell'autoraduno è la Tulip Dovete arrivare a meno terzi per tre giorni di fila Nelle gare dell'autoraduno di Los Santos All'autoraduno potete testare la GT500 La SC1 e la 770 Inoltre al veicolo testabile di AO È la Astron Custom Da Simeon potete testare la Shafter LVB La Bowler LE La XLS Blindata La Exer E la Dynasty Infine alla Luxury potete osservare La Viva Knight E la Dominator GT Prova a tempo della settimana In questi punti della mappa Questa settimana con lo sfascia carrozze Possiamo rubare la dating, la casco e la heli Oggi il furgone delle armi si trova qui E presenterà queste armi per tutta la settimana Infine, gli sconti della settimana sono 30% di sconto sulla Shaft LVB, Sulla XLS blindata, sulla 770 Sulla SC1 e sulla GT500 Tutti i video qua sotto Nella descrizione, menzionati ovviamente In questo video, da ZWX è tutto Fatemi sapere la vostra tra i commenti riguardo questa scelta Di nerfare il guadagno degli omicidi in linea, ma di baffare al tempo stesso il suo tempo di attesa. Qua sotto tra i commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video.